diciamo da remoto facevamo queste conversazioni via internet per chi poteva collegarsi, ma purtroppo molti non potevano e quindi ci rivedono dopo parecchio tempo. E di questo siamo felicissimi. E ringrazio anche per questo il dottor Giuliano Doria che ci ha così messo in grado di poter fruire ancora di questa sala, che era a numero ridotto, ma comunque riusciamo ad esserci. Io la faccio breve e vi dico soltanto che il mese prossimo ci sarà un altro incontro di Pronatura e precisamente martedì 8 novembre, sempre alle ore 17, dal titolo Nella tela di Aracne, si parla di rana, non spaventatevi, la relatrice Sara Traina è una illustratrice naturalistica, fa dei disegni meravigliosi nel campo della botanica, della zoologia e ha realizzato questo programma, chiamiamolo, che è una sorta di viaggio iconografico che prende come base il ragno, la tela del ragno, tra simbolismo, mito, arte, scienza e natura, nella storia fino all'attualità e ovviamente alle basi scientifiche. Quindi è tutta una cosa da scoprire che vi incuriosisce sicuramente e che tra l'altro si inserisce nella mostra Spider che è stata prorogata fino al 13 di novembre. Quindi chi non l'avesse ancora vista la poteva approfittare, c'è ancora un mese, e poi viene qua a vedersi questa proiezione. Ci saranno anche dei pannelli con le illustrazioni di Sara Traina, che approfittiamo. E a questo punto vi auguro buona visione, buon ascolto e due parole dal presidente Claudio Manzo. Grazie a tutti per essere intervenuti a questa giornata, questa occasione. Il professor Martini non me lo presento neanche perché conosco tutto l'universo, quindi poi ci vorrebbero almeno un paio d'ore per raccontarvi un piccolo estratto delle cose che ha fatto, prodotto e come si è prodigato soprattutto per Pronatura Genova. E quindi vi lascio direttamente la parola perché cose da dire ce ne sono tante e in un'ora ne potrà dire ben poche. Grazie ancora. Sentite, se voi siete di poco buono, mi fischiettate, you can leave your hat on e io faccio un mini strip. Non so se avete visto 9 settimane e mezzo, no, io ho visto solo la recensione. Perché se no? Già con la cravatta vendo il 60%, se ho anche la giacca se vado a fare 15-20%. E siccome sapete che io improvviso, non leggo, ma per risparmiare tempo, questa volta vi dico alcune precisazioni iniziali. Allora, ho pochissimo tempo, questo ve l'ho detto. Vi ho detto anche che ci sono questi fogli. Le foto sono in parte recenti, sono in parte recenti e quindi dovrebbero soddisfare le vostre aspettative. Altre sono scadenti perché sono antiche o molto antiche, però sono dei documenti non più ripetibili perché sono cambiati i luoghi, è cambiato il manto vegetale, eccetera, eccetera. Allora, scusate, faccio così. Allora, oggi a tratti sono poco diplomatico, devo panna al panna e vino al vino, come mi piace. Nel documento definitivo sarò più ponderato nell'eloquio. L'iniziativa si compone di 14 PowerPoint con 1643 immagini. Si parte dalle zone costiere e si finisce con le alghe delle nevi. Ho perso mesi soltanto a cercare le fotografie, erano nel caos primigenio 10 secondi dopo il Big Bang. Manca ancora il commento sonoro, lo concluderò entro quest'anno e i 14 PowerPoint saranno disponibili a partire da gennaio 2023. 3 PowerPoint li ho già presentati da remoto nell'ambito delle iniziative di Pronatura Genova. Dovrò adattare il sonoro anche a questi perché li ho modificati e migliorati inserendo altre immagini al posto di certe brutte che c'erano. Ho trovato altre un po' più recenti e migliori. Vari amici si sono prodigati soprattutto a proposito dei primi 3 PowerPoint presentati da remoto. A loro va tutto il mio ringraziamento. In particolare a Marco Appiani, informatico di eccezionale bravura e membro del Consiglio Direttivo di Pronatura Genova.
Un grazie anche a chi ci ospita in questa prestigiosa sede, l'attuale direttore del museo, dottor Giuliano Doria, a chi ci ha ospitato in passato, dottor Roberto Poggi, e soprattutto alla dottoressa Livia Capocaccio, qui presente, che essendo appena entrata nella pubertà, auspichiamo di avere con noi ancora per tanti anni, almeno 9 anni, però più IVA. Possiamo cominciare. L'inizio è uguale per tutti i PowerPoint, e qui c'è uno stuzzicadenti che è entrato senza pagare il biglietto. Proviamo a vedere se va tutto bene. Siccome se una cosa può andarmi storta, soprattutto in campo informatico, va, seguite i discorsi tenendo le dita così. L'inizio, vi dicevo, è uguale per tutti. Spero che vediate bene, non lo so. Chi taccia consente. Molto triste che la domanda, ma tu comprerai mai dei libri? Un giovane risponde, no, cerco sullo smartphone quello che mi serve. Questa risposta me l'ha dato mio figlio all'età di 51 anni. Ho contribuito a generare una persona diversamente acculturata. Però tanti giovani ragionano così. Io tengo per i libri. Le finalità dell'iniziativa le potete leggere e i destinatari dell'iniziativa. Soprattutto io penso che potrebbero essere interessati i parchi nazionali e regionali, perché dato che gli insegnanti prima di ogni anno scolastico devono fare un certo numero di ore di aggiornamento, i parchi potrebbero chiamarli e dire venite da noi, mettiamo a disposizione la sala delle conferenze, tutto l'armamentario per le proiezioni, voi vi cercate in un alberghetto vicino ospitalità e poi vi seguite questi 14 PowerPoint della durata media di poco meno di cioè poco più di mezz'ora, un'ora, qualcuno appena di più. E poi sono tanti altri soggetti, ecco. Quali pregi della flora del nostro paese? Ecco, vedete, questi giochini qui sono tutto merito di Marco Appiani, eh? Ecco alcuni dei quesiti che questa raccolta di immagini e di riflessioni vuole affrontare per indurre l'osservazione, alla valutazione e all'approfondimento di varie tematiche ambientali, conoscere porta ad amare, rispettare, tutelare. Non l'ho inventata io, ma la copio e sono lietissimo di copiarla, questa frase. Ecco, questo è il piano dell'opera, ma siccome l'avete nei fogli, lo salto, vi dico solo che prenderò qualche spunto da pochi PowerPoint. E poi ci sono parti originali che non compaiono in nessun PowerPoint. La 14ª puntata l'ho intitolata Alla ricerca della verità. E comincio così perché l'ambiente deve essere difeso con competenza, con serietà, ma anche con equilibrio. Questa è una delle immagini più antiche. Io temo che non la vediate bene nonostante i mezzi fantastici del nostro museo. Il museo che ci ospita. Vado a lavorare a Botanica e vedo che c'è un cedro dell'Himalaya che nella notte si è squilibrato tutto. Vedo che ci sono i vigili del fuoco, dico meno male, passo. La sera ritorno, il cedro dell'Himalaya non c'è più. Ci sono 3 telefonate nella segreteria telefonica. Professore, professore, lei che può così tanto, me l'ha detto uno solo. Intervenga perché vogliono tagliare un pino bellissimo e sanissimo. No, questo qui entro poche ore sarebbe caduto sulla testa di qualcuno, capite? Va bene amare la natura. Attenzione, noi siamo immersi nel regno del teorico dove domina il computer. Le figure umane vengono regolarmente storpiate con il computer per dare un'idea meravigliosa di modelli a cui si devono rifare le donne e gli uomini. Emanuele Filiberto era un pivot della pallacanestro, per esempio. Ma guardate questa signora,
La testa, ce lo insegnano gli antichi scultori greci, la testa deve essere circa un ottavo del corpo, questa è un dodicesimo, tutto per enormemente sviluppare gli arti, soprattutto quelli inferiori. Vedete? Questo è un trampoliere, non è una donna. Guardate come hanno allungato, non ha nemmeno la giustificazione dei tacchi alti. Non ce ne rendiamo conto, ma ci offrono una realtà alterata, fregandosene di dire la verità. E poi neanche un neo, neanche una rughetta. Io ho un'immagine in una rivista di enigmistica in cui Massimo Ranieri sembra che abbia appena fatto la prima comunione. Vedete? Nessuna perfezione della pelle. E veniamo alla tragedia del 3 luglio di quest'anno con 13 morti sulla Marmolada. Vedete ravvicinata dal mio teleobiettivo la nicchia di distacco di questo blocco di ghiaccio. Un distacco imprevedibile, non c'era alcun segnale di un collasso imminente. Non osserviamo e non siamo capaci di trarre delle conclusioni. Vi faccio vedere. Andiamo su col terzo tratto della funivia della Marmolada, quello di Punta Rocca, vedete che in cima c'è l'edificio. Da lì si distacca, si distaccava il 10 agosto del 2008 un itinerario di ghiaccio ricoperto da un sottile strato di neve. Siamo in estate, 10 agosto, però vedete che ce n'era. E guardiamo questa immagine, lo strato di ghiaccio non c'è più, ma è inutile stare a parlare di riscaldamento globale. Ma vedete quante tracce di crepacci trasversali ci sono sopra la nicchia di distacco. Lì tutta la neve e il ghiaccio superficiale, quando c'era ancora l'insieme intatto, si finiva a fare cascate dentro i crepacci, arrivava allo strato roccioso di base e scorreva sotto e si sentiva il rumore. Quanta gente ha passeggiato su quel tratto che era ghiacciato nel 2008 ma non esiste più nel 2022 e non ci ha badato, non ha saputo fare 1 + 1 = 2 e noi piangiamo 13 vittime. Un evento imprevedibile, ma per favore. Volete delle prove? La banda Sakai, 4.102 metri sul livello del mare, il monte più alto delle Alpi del Delfinato, in Francia, una montagna meravigliosa. Vedete il ghiacciaio che se ne distacca, Glacier Blanc, quello bianco, perché poi sotto c'è il Glacier Noir, perché tutto pieno di detriti non si vede il ghiaccio. La pendenza è modesta e ci sono piccole abrasioni nella superficie del ghiacciaio. Ma poi il ghiacciaio ha trovato delle rocce più facilmente erodibili, scavato, ha acquisito una maggiore pendenza e si è fratturato tutto. E tutta l'acqua di fusione del ghiaccio superficiale che stava a monte è finita nei crepacci. Perché non è venuto giù? Ma perché c'era ancora un chilometro di ghiaccio che pesava, che era spesso un centinaio di metri e che teneva, che tiene ancora. Un forte di barba, secondo esempio, poi passiamo ad altri discorsi. Immaginate 20.000 anni fa, l'ultimo massimo dell'ultima glaciazione, il ghiacciaio sovrasta anche il futuro forte, pialla, ma non riesce a distruggere la rupe, che è di una roccia durissima, evitiamo i nomi difficili. Poi, con l'aumento delle temperature, il ghiacciaio si divide in due rami, uno a sinistra, però poco alimentato e inoltre ha trovato sempre rocce durissime, e l'altro sulla destra dell'immagine dove ha scavato il fondo della Valle d'Aosta. Andiamo a vedere al di là. Trovate questo dorso di cetaceo pietrificato. Andiamo sulla punta. Vedete, finita quella roccia durissima, il ghiacciaio ha scavato profondamente. A questo punto
si è formato sicuramente un crepaccio trasversale gigante. Qual è il risultato? Guardate che marmita dei giganti è riuscita a scavare l'acqua dandole a disposizione qualche migliaio di anni. Perché poi non vi dovete stupire, ma i fluidi o gli aeriformi nel nostro emisfero, se sono liberi, si mettono a girare in senso contrario alle lancette dell'orologio. Nell'emisfero australe, nel senso delle lancette dell'orologio, perché vengono carpiti da una forza che si chiama forza di Coriolis, dal nome dello studioso francese del Settecento che l'ha scoperta. Quando con mia moglie abbiamo fatto diversi documentari per Ghirlandaio, siamo andati giù anche lungo la Valroglia, ci siamo dovuti buttare in laghetti microscopici da 10-11 metri. Quando finivamo nell'acqua, il nostro corpo veniva preso e girava nel senso contrario della lancetta dell'orologio. Voi potete averne una riprova, non tanto ripetendo quello che abbiamo fatto noi per Ghirlandaio, ma guardando su internet i cicloni. Quelli che sono nell'emisfero settentrionale girano in senso contrario alla lancetta dell'orologio. Quelli che sono nell'emisfero meridionale girano nel senso della lancetta dell'orologio. E allora c'è un'azione di smeriglio molto maggiore, capite? Breve digressione. Qui c'è un bel masso erratico depositatosi mollemente dopo durante la scomparsa del ghiacciaio. Ma vedete quella massa trasversale, liscia e lucida che è alla sua destra? Vedete che sia a sinistra, poi riprendono anche a destra, ma malamente nell'immagine, ci sono dei solchi. Sotto il ghiacciaio spuntavano delle pietre durissime, inglobate nel ghiaccio, e con 1,5 chilometri di spessore del ghiacciaio potete immaginare che massa premesse. Però lì si è bloccata. La vedete anche in primo piano qui. Cos'è che ha lisciato così la roccia? Non lo sappiamo, però possiamo intuirlo andando a vedere nelle alte zone montuose della Terra dove ci sono ancora popolazioni primitive. I primitivi devono aver pensato, come quelli attuali, che la lisciatura fosse opera di giganti, che i massi erratici li avessero messi in quella posizione dei giganti, e le donne in gestazione si denudavano e strisciavano con genitali e sedere sulla roccia sperando che un minimo di quell'energia fosse ancora residua e potesse finire nel nascituro. Questo è quello che pensano le popolazioni primitive delle montagne tipo Himalaya e via dicendo. Può darsi che questa sia la loro origine. Questo è il piano dell'opera, ma ve lo salto perché avete poi le immagini che vi ho preparato. Clematis Vitalba, cioè Vitalba, tanto di cappello a questa liana che ha una vitalità spaventosa, però produce anche un'ira di Dio dei semi, ha dei frutti secchi con una lunga resta, si aggrovigliano tutti fra loro, il vento li prende e loro partono e distribuiscono in un sacco di posti questo flagello vegetale. Vedete, un mese dopo l'incendio di Pedi, la Vitalba bruciata era già così, era l'unica cosa verde. Perché poi i rami della Vitalba, quando toccano il terreno, non sono rigidi, non riescono a salire verticali, quando toccano il terreno sviluppano nel punto di contatto delle radici avventizie, cioè di origine caulinare, di origine del fusto, non della radice vera e propria, dell'apparato radicale vera e propria. E da lì succhiano e prendono lo slancio per un altro slancio, capite? Scusate, ecco, questa è la Vitalba sopra un palo, questa è la Vitalba sopra un albero che non so quale sia, e questa è una Vitalba sopra un pioppo cipressino. Ora, che una pianta che non ha neanche il fusto eretto riesca a spingere a 20-25 metri di altezza l'acqua succhiata dal terreno con le sue radici, tanto di cappello. Però capite che è una lebbra vegetale. La vendevano 40.000 lire un chilo di semi. Vabbè, voi dite, peccato di gioventù, si saranno vedenti. La vendono 2 euro per 5-10 grammi di semi.
non hanno imparato niente. Pesticidi, la civiltà che avanza. Queste sono le mele del nostro albero che non c'è più perché ho dovuto fare una dépendance priva di barriera architettonica per noi due, perché non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Questa è una delle mie mele, delle nostre mele, dopo 2 settimane in frigorifero, quella nera, l'altra, la melinda, è stupenda. Sono arrivati a fare più di 60 trattamenti da quando ci sono le gemme, fino a quando spariscono le foglie. Questa mela chimica l'ho messa nella nostra concimaia. Dopo 2 mesi era così. E ne avevo messo una in frigorifero e quella gialla. Dopo 3 mesi aveva perso il colore, aveva perso un pochino di acqua. L'altra l'ho lasciata sulla terrazza ed aveva conservato ancora il colore. L'ho tagliata dopo 6 mesi ed erano apparentemente buone. Ma che cosa mangiamo? Chi è questo signore? Vi dico il nome perché merita di essere osannato. Alexander Schiebel, come è scritto piccolo, ha scritto un libro, Das Wunder von Malz, Il miracolo di Malz in Val d'Aosta. Si è informato di quello che davano nei frutteti a melo. Ha scritto nel libro che erano degli assassini, l'hanno denunciato in un primo tempo 1772 persone, il giudice di Bolzano, dopo aver visto cosa davano, lo ha mandato assolto. Meditiamo, ma non ci sono solo mele. Quando ce ne siamo andati da una pasticceria, una persona nostra conoscente ci ha regalato queste paste. Le ho lasciate in frigo per 2 mesi. Le ho tirate fuori, era partito un poco dello zucchero a velo, ma non era marcito neanche, non c'era la muffa neanche sulla crema, capite? Noi, questa pizza è sul ripiano dello scaffale del nostro box da 3 anni. Non è marcito neanche la salsa di pomodoro in 3 anni. Qui c'è anche una mezza porzione di una focaccia salata. Il ripieno è ancora esente da muffe. Di tutti questi pezzi di pane che sono così da 3 anni, ce n'è uno che ha fatto la muffa, quello su in alto in cima al centro, ma c'è una storia. Montebelluna. Mi viene di fronte, mia moglie e io stiamo in provincia di Treviso, mi viene di fronte un vecchio marocchino che cerca di vendere una scopa oppure dei fazzoletti. E non avevo bisogno, gli ho detto, ho tirato fuori 5 euro e gli ho detto, è un petit aide par un ami, un piccolo aiuto da un amico. Allora si è commosso, ha tirato fuori da una bisaccia quella specie di focaccia, l'ha tagliata in 2 parti con il temperino, era sicuramente il suo pasto del giorno, e ha insistito tanto perché la accettasse, la pizza gli faceva piacere. E allora l'ho accettato, ho detto che l'avrei gustata senz'altro tantissimo, parlavo con lui francese perché loro lo studiano da giovane. E poi ci siamo separati. Dopo 2 giorni, miracolo, era comparsa la muffa. Le lezioni che ci dà il cosiddetto terzo mondo. Non commento. Che tristezza dover fare poi una persona diplomatica quando devo mettere il sonoro. Qui hanno raccolto il mais. Non l'avevano avvelenato il terreno. Vedete che c'è una nuova vegetazione. Qui hanno usato il glifosato, uno dei più spaventosi veleni mai concepiti dall'essere umano, della Bayer. Cercate di non comprare nulla della Bayer per fare anche medicinali, ma se ci sono di altre ditte, per favore scegliete le altre ditte. Dopo 4 mesi non c'era ancora un grillo, non c'era ancora una formica che camminasse libera. Poi io non sono percorso questo lembo di terra bruciata, totalmente bruciata.
e dopo pochi anni hanno ricominciato col glifosato. La comunità europea non fa niente, l'Italia queste cose non le vede, in Veneto in media una cinquantina di tonnellate all'anno vengono sparpagliate, che si tratti di grano, di orzo, di mais, di quello che è. Perché poi la Bayer vi vende anche le piante geneticamente modificate a cui il glifosato non fa niente. Ma lo vedete che vortice di criminalità che si insedia. Questo secondo me è una coltivazione avvelenata. Questa no. E io preferisco mangiare il pane della seconda. Ah, questo è il piano dell'opera che ritorna, ma mi serve per dirvi qualcosa della terz'ultima, della terz'ultima, flora rupestre alpina e crioplancton. Cominciamo con la più famosa delle piante alpine, la sassifera florulenta, che fiorisce una volta sola nella vita e poi muore. Esclusiva delle Alpi Marittime, pensate che in Savoia ad ogni onomastico della regina Vittoria le spedivano una corbella tutta di infiorescenze di sassifera florulenta. Per tanto tempo l'ho cercata in fiore, poi ho scoperto che, ecco qui vedete, in basso a destra un neonato, al centro un giovanotto di belle speranze e a sinistra quello che resta del nonno dopo la fioritura. Dopo un inverno terribilmente gelato del 1986, sulle marittime sono andati 40, forse anche 50 gradi sotto zero. L'estate successiva sono fiorite tutte, anche quelle che avevano appena 3 anni, che avevano pochissime foglioline. Su 32 ne ho trovate 26 fiorite su un roccione. Secondo me c'è un inibitore della fioritura, la cui molecola viene distrutta dal gelo. L'ho anche messo in una pubblicazione. Ecco, vedete com'è. Quando il Moretti nel 1823 ha descritto questa specie, si è sentito dare l'appellativo di bugiardo, perché non è possibile che una pianta così esistesse. Perché c'è un gigantesco fiore terminale con tante parti molto più numerose degli altri fiori. Poi ci sono dei fiori laterali che hanno dimensioni intermedie e poi ci sono dei fiori piccini che sono quelli tipici di tutte le sassifere, sullo stesso esemplare, vedete. Poi la vita abbandona questo esemplare, ma la specie non è in pericolo, i semi che ha prodotto finiranno in altre fessure della roccia e daranno origine a nuovi discendenti. La bellezza di certe piante, anche minuscole, ma che diventano un fiore gigante, perché negli ambienti severi per la vita il numero degli insetti pronubi che devono riempirsi di polline e portare questo polline da un fiore all'altro, un servizio postale, dicevo io, sempre a prova di sciopero, hanno diverse specializzazioni per vivere nel regno delle vette, che è un regno terribilmente ostile. Una di queste specializzazioni consiste nel creare dei fiori di grande diametro, altri dei fiori che hanno anche dei nettari che servono per attirare gli insetti che se li succhiano. E situazioni analoghe li abbiamo nei deserti, nella flora dei deserti. Vedete che razza di ponte incredibile, immaginario tra il regno dell'estremo caldo e il regno dell'estremo freddo. La primula di Alioni, quando come pronatura ho organizzato una gita per vederla in Valvoia, non sapevo se aveva riempito il pullman, perché fiorisce precocemente, ancora in inverno, e dicevo, ma ce la faremo a riempire il pullman. Abbiamo fatto quella gita, l'abbiamo ripetuta dopo 2 settimane, poi c'erano 20 persone in attesa, ma era finita la fioritura. L'immagine precedente io l'avevo battezzata 8 curiose alla finestra, quella che precedeva ancora 2 curiose alla finestra. Nel posto della penultima, l'anno dopo, ce n'erano 10 di curiose alla finestra. Sono meravigliose, guardate. Ecco, questa qui, per me è più bella di qualunque bouquet da sposa, scusate, sono sciovinista verso le piante.
Ma quando mi hanno fatto fare la Carige e il libro di Euroflora 2001, sì, cioè, ho avuto anche la soddisfazione che è l'unico che non abbia mai visto nel bancarello. Sì, ho messo un sacco di fiori, ho avuto anche altre soddisfazioni perché ci volevano 240 fiori, 240 immagini, e c'erano due studi fotografici professionisti accreditati, e c'era un comitato di redazione, hanno deciso di prendere 5 foto da una, 5 foto dall'altra e 230 dalle mie. Anche questa è una soddisfazione. Però me ne sono tolto un'altra, perché nell'ultima pagina io ci ho messo questo fiore qui e ho anche scritto: siamo belli anche noi, vi preghiamo, non dimenticateci, prima di Primula di Aglioni, rappresentata al sindacale dei fiori spontanei. Il pregio della rarità, può sembrare una pianta banale, non lo è nella misura in cui cresce in sole 4 località al mondo, 2 nelle Alpi Marittime francesi e 2 nell'Imperiese estremo. La meringia di Le Brun. Questo invece è il fiterma di Balbis, 6 località al mondo, fra provincia di Cuneo, Alpi Marittime francesi e provincia di Imperia. Il pregio della bellezza, perché ci sono tantissimi fiori. Questa è la saxifraga, che un tempo si chiamava Lingulata, e poi hanno scoperto che l'aveva battezzata validamente un altro botanico prima e l'aveva chiamata Callosa. Non è molto simpatico come nome, saxifraga callosa. Guardate che fioritura. E ancora più gigantesca è la fioritura della saxifraga cotiledon, sempre di pianta alpina, che è anche deliziosa per quanto riguarda la rosetta di foglioline basali. Il calcare in forti dosi è tossico per i vegetali, per esempio inibisce lo sviluppo dell'apparato radicale. Allora, se si vive nella fessura minima di una roccia calcarea, bisogna cercare di liberarsi dell'eccesso di calcio. E queste piante sono riuscite a creare degli spazi intercellulari dei canalicoli che sboccano sul margine delle foglie. Vedete che ci sono tutti i puntini bianchi del calcare depositato, perché la goccia che lo conteneva è evaporata, ma lui è rimasto lì. Ma se mi metto a parlare adattamento all'ambiente non finisco più. Guardate questa androsace alpina, fotografata a 3000 metri, dove nella nicchia di un calcestruzzo, di un pilastrino di calcestruzzo, e fiorisce, non ha problemi. E la sassifraga a foglie opposte? Ma chiediamoci, vedete i fiori giganti rispetto alla piccolezza dei fusticini e delle foglioline. Ma dove nasce? Dove cresce anche questa pianta? Chiediamo aiuto al terzo volume del Tratto Enciclopedico del Turing. Vedete dov'è il Polo Nord? Vedete dove sono le coste settentrionali della Groenlandia? Arriva fin lì. 6 mesi di luce, 6 mesi di oscurità, e la sassifraga a foglie opposte ci vive. La sassifraga muscoides, tutta fiore, non si vedono neanche le foglioline. La sassifraga izoides. Poi nel sonoro dirò prima i nomi italiani, eventualmente quelli latini. L'androsa celvetica, una palla che si copre di fiorellini e sotto un radicione. La primula marginata, che dalle Alpi Cozie arriva all'Appennino settentrionale. Questa invece è la primula auricula, che è presente anche sull'Appennino settentrionale, oltre che nella catena alpina. E guardate la campanula cocleare folia, guardate l'immagine successiva, dove cresce? Nell'abrasione di un muretto di calcestruzzo. Di cemento, ma come si fa? La Potentilla coalescens, che è stata presa a modello per indicare tutto un grande gruppo di specie delle Alpi, l'Eucanthemopsis alpina o Margherita alpina, uno dei garofanini alpini di Anthus pavonius, la genziana ligustica, che è simile alla genziana caulis o cocchiana, che è molto più diffusa e conosciuta, ha i sepali del calice fatti a forma di ferro di lancia, mentre invece la genziana caule li ha più o meno triangolari, vedete. La saxifraga squarosa, ma guardate che delicatezza questi fiori, è uno spettacolo, ecco,
uno spettacolo. La prima non minima, commovente, commovente. E veniamo al crioplancton. Perché crio? Perché crio è un prefisso che indica che fa freddo. Plancton perché si tratta di piante che vengono spostate dal vento, non hanno movimenti loro. Sì, poi se si devono fecondare queste celluline hanno dei flagelli per muoversi. Sono o cianobatteri, come nell'immagine successiva, oppure sono alghe verdi che quando stanno tanto bene producono un pigmento rosso. Poi ci sono altre alghe unicellulari che producono un pigmento verde, perché sono alghe verdi che restano verdi. Ma dovete sapere che questi piccoli agglomerati di vita ospitano animaletti erbivori che sono predati da animaletti carnivori, che voi dovete mettere sotto il microscopio per vedere. Rotiferi, tardigradi, l'Isotoma saltas, che non è una pulce ma è un pollembolo, è una scintilla di vita multipla, ecco. E dovete immaginare che queste minuscole presenze nel regno del freddo, nelle epoche passate, venissero prese come il risultato di una lotta fra due mosche alati, perché il manto delle nevi non aveva delle tracce pedestri. Quindi un bestione enorme alato ne aveva preso un altro più piccolo, lo aveva portato nel nido, se l'era mangiato e magari adesso sta guardando me. Queste alghette minuscole, innocenti, insieme ai massi aratici, qui siamo nella Valle delle Meraviglie, massi che non potevano essere arrotolati da quelle rocce sullo sfondo, sono la base di tante leggende spaventose sul regno delle vette, unite a temporali di incredibile potenza, perché dovevano essere stati dei giganti, quindi mosche alati e giganti. Va bene, andiamo oltre. Fatemi vedere cosa, ma forse lo capisco meglio guardando l'immagine successiva. Ah sì, la tempesta varia. Sì, se uno paga 200 euro può battezzare col nome di qualcuno una tempesta. È quella che dal 27 al 30 ottobre 2018 devastò ampie zone. Gesù mio, neanche metà vi posso far vedere di tutto quello che ho preparato. Di Croazia, Austria, Svizzera, Italia di Nord-Est. Chiamò tempesta Vaia, questa tempesta che, con il nome di sua sorella. Ecco, un vento caldo di scirocco che è arrivato a superare 200 km l'ora. Allora, quali specie arboree hanno subito i danni maggiori? Purtroppo le conifere. Le conifere hanno tronchi molto duri, ma molto rigidi, e di conseguenza per un po' resistono e poi si schiantano. Non sappiamo quanti velieri abbiano avuto in passato come alberi i tronchi dell'abete rosso, ma sicuramente tantissimi. Vedete, le latifoglie, anche se sono piccole di diametro, sono tutte che stanno bene, anche in luoghi esposti. Dov'è che sono cadute? Nei boschi cedui invecchiati. Questa è una latifoglia. Vedete che non ha quasi radici. E c'è un luogo comune per cui tagliare periodicamente il bosco faccia bene al bosco, ma se poi la pianta deve consumare le riserve di amido contenute nelle radici per fare una nuova chioma, è chiaro che l'apparato radicale rimane debole, non nascondiamoci dietro un dito, ma queste cose sono l'ABC dell'ecologia, ma tanti non ci arrivano. Chi ha resistito in pavido fra le conifere? Pino Centro, pino più bello, potentissimo. Guardate che crescono anche su roccia, guardate, questi sono pini cedri, non ce n'era neanche uno che era caduto. Guardate invece gli abeti rossi, devastati, devastati. E io devo sentire al TG3 regionale del Veneto, pianteremo migliaia e migliaia di abeti in modo da ripristinare quel meraviglioso paesaggio che tutto il mondo ci invidia, tre squilli di tromba. O tre squilli di pernacchia, scusate, non lo metto nel definitivo. Perché sono caduti gli abeti rossi a milioni? Ma perché non hanno una radice profonda, hanno solo radici superficiali, vedete? E qui ce ne sono due, sradicati, ma lo vedete voi una radice che vada giù a fittone, bene in profondità? No, e facciamo tesoro dell'esperienza e guardiamo
esempi vari per lo più negativi. E beh, questo è un momento di una potatura, c'è un ramo da tagliare e è stato tagliato, anche qui. E qui, oh guarda, qui si è riformato il sughero, ma cosa c'è? Qualche specie riforma il sughero e qualche altra no? No, questi sono i risultati di potature antiche fatte con l'ascia e poi con la sega a mano. Quelli dove non si riesce a riprodurre il sughero cicatriziale sono quelli fatti con le seghe a motore, che bruciano un attrito enorme e non c'è la possibilità di avere una cicatrice che tenga nel tempo. E effettivamente, ora io capisco che c'è un viale alberato sotto il traffico, non si possa andare lì con una sega a mano, però se uno ha un albero nel suo giardino, potrebbe dire ti do un po' più di palanche, ma tu lavora con una sega normale, capito? Ecco, dalla finestra di dove eravamo noi quando stavamo in un piccolo condominio, vedete la chiesa, la frazione si chiama Signoressa, comune Trevignano, e sulla sinistra del campanile una bella macchia di cedri. Eliminati tutti. Erano sanissimi, hanno lasciato solo due grandi tigli e poi ci hanno messo 32 betulle, perché l'ha deciso una laureata in architettura. Ma gli architetti scelgono la specie in base a criteri unicamente estetici. Basterebbe che si chiedesse, non ce l'ho con tutti gli architetti, ho insegnato 5 materie d'architettura ai architetti e ingegneri già laureati, ma io vi sto parlando del manuale delle giovani Marbotte, ma non hanno... No, chi non ha sentito le mie parole, non ha visto le mie immagini, non si rende neanche conto della necessità di chiedersi, ma spontaneamente, la pianta che ci voglio mettere, dove vive? Perché la betulla è una specie nord europea o siberiana. Certo che ha una sua ampiezza ecologica, quindi insomma, entro certi limiti vive anche vicino al livello del mare. Però è una forzatura culturale, una forzatura ecologica. Oltretutto la betulla è un polline fortemente allergogeno. Io sono allergico ancora adesso, ma mi hanno detto a 60 anni sparisce tutto. Sì, io ne ho 82, col cavolo che mi sparisce l'allergia. Sono una pillola al giorno e avrei bisogno di prenderne di più. E beh, io sono allergico a uno alle composite, a uno alle graminacee, a due per la parietaria, a 32 per la betulla. E ho avuto l'unica crisi asmatica che ha rischiato di farmi morire della mia vita, grazie a questa architetta. Ho elaborato il testo di una denuncia per altro tenuto e resta lì. Non l'ho inoltrata contro il sindaco e giunta, perché le betulle in condizioni, siamo a 92 metri sul livello del mare, in condizioni troppo difficili per la specie, sì, hanno le loro foglie, ma non fioriscono quasi più, capito? E allora non serviva più. Guardate poi come le hanno messe, le hanno messe a due, certe singole, altre due, addirittura tre, già stolte in partenza. Ma ci vivreste voi nello spazio di un frigorifero? E perché degli alberi dobbiamo metterli in queste condizioni? Per fortuna hanno cominciato a morire, ecco, sono cattivissimo, lo so. Zitta moglie. Tu devi applaudire perché la PAC me la porto da casa, alla fine. I cedri. I cedri, salvo il cedro del Libano, che è una chioma espansa, ma hanno una bella chioma conica. Questo ha avuto un danno, poi si era ripreso, ma poi in pochi mesi è morto. Ora, se vogliono in una settimana, con ogni probabilità, c'è una conduttura del gas che si è rotta in corrispondenza delle radici e ha avvelenato tutto. Ma dobbiamo tagliarli così? Guardate che alla sommità delle radici, ecco, questa è la villa di prima, vedete? Avevano potato i cedri. Questa è la villa di prima, senza più i cedri. Perché noi dobbiamo chiederci, ma la potatura è un bene? I potatori dicono di sì. Mio padre faceva così, mio nonno faceva così, io ho fatto un corso,
me l'ha insegnato il professore, che bisogna ghigliottinare le conifere così fanno più foglie sotto, ma nella sommità alla sommità del fusto di una conifera c'è il nucleo organizzatore di tutta la ramificazione. Chiediamoci perché sotto l'apice di una vete rossa, sotto l'apice di un cedro atlantico, di Malaya, ci sono dei rami corti e man mano che si va vicino al terreno sono sempre più lunghi. Perché c'è quel nucleo lì che funziona. E se noi decapitiamo le conifere, quel nucleo lì sparisce. E se noi potiamo in questo modo un albero che ha già dei problemi di metabolismo, e lo condanniamo. Non si può dire a un ammalato grave alzati dal letto, vai a correre la maratona di New York, ma è questo che fanno certi potatori. E io non sono riuscito, ho fallito, non sono riuscito a ottenere un riscontro. Vedete? Oltretutto, se lasciamo una parte verde irrisoria per un corpaccione gigante, ma come fa a fare tanta fotosintesi clorofiliana da nutrirlo questo corpaccione gigante? Io mi arrabbio. E poi cosa succede? Se invece la conifera aveva un ottimo metabolismo, e allora risveglia anche più di 20 gemme, ognuna delle quali cerca di diventare il futuro asse del fusto. Eh sì, vabbè, ma se io a un tavolo metto da mangiare per uno e ho uno, quello si alza sazio, ma se ne ho 20 e ho da mangiare per uno, vivono stentatamente tutti. Sono cose talmente lapalissiane che io mi domando perché non ci arrivino. E si generano dei mostri, l'abete rosso, l'albero di Natale, è meraviglioso, ma quello perché ha le radici non profonde. Ecco, ma è buona questa potatura, se ne porto uno che stava bene, sì, ma lì sta sviluppando un sacco di getti, ognuno dei quali cerca di diventare l'asse del fusto. E poi, vabbè, tante altre conifere portate in questo modo. Muoiono. Qui siamo a Trevignano, nel mio comune, vedo che c'è questo liriodendron tulipifero proprio davanti alla chiesa, con queste ramificazioni assurde. Guardate quel ramo verso destra, pesantissimo, sicuramente più di una tonnellata. Tutto spostato a destra, che poi avevo visto col binocolo una marcescenza proprio all'attacco del fusto. E poi marcescenze c'erano qua e là, dico qui cadrà entro qualche mese, devo avvisare il sindaco, mi fanno parlare con il vice sindaco, dice vado a vedere. Poi mi telefono, dice io non ho visto niente, tutto a posto, ho dovuto fare la foto e indicare 7 punti a rischio di crollo. Dopo un mese hanno mandato i potatori, grazie, non me l'ha detto nessuno. Vedete, poi insisteva con certe branche su una strada di parecchio traffico fra Treviso e Montebelluna. Adesso l'hanno potato e adesso perlomeno è un po' squilibrato, però ha una chioma ben organizzata, vedete. Il viale dei Tigli a Viareggio, 2 chilometri di Tigli che non ci sono più. Ma cosa è successo? Sono stati aggrediti dai funghi che mangiano il legno. Ma questi funghi sono solo gli spazzini che tolgono di mezzo alberi la cui vitalità è stata compromessa da qualche cos'altro. E io sono convinto che siccome siamo proprio vicini alla linea di spiaggia, che sia il cuneo salino con le lunghe fasi di aridità che abbiamo, che ha creato una specie di marmellata salata e che ha distrutto le radici di questi tigli. Io l'ho dovuto sentire un professorone dell'Università di Pisa che ha detto, intervistato, ah ma in Giappone hanno trovato dei tigli che resistono meglio ai funghi e quindi bisognerebbe importarli. Guardate, meglio che io stia zitto. Vedete? E poi, questo. Ma vi sembra giusto che in 5-6 metri quadrati si mettono 4 alberi giganti? Ma il discorso di noi nel frigorifero. Qui siamo sempre nel mio comune, nel nostro comune, in una scuola materna e anche qui ci sono degli alberi che poi si squilibrano. Cogoleto, questo qui a ombrello rischiava di crollare da un momento all'altro, ma l'assessore aveva paura dei verdi, che i verdi lo attaccassero. Cosa ha fatto? Lo ha fatto collegare alla base di un lecce centenario, poi sono venuti giù il pino e il lecce. Però i verdi locali non hanno mugugnato, mi hanno detto poverino, ce l'ha messa tutta, ma questo andava tagliato subito lasciando libero il lecce, no?
Mamma mia, che rabbia! E lo stesso a Santa Limbagna, bisogna fare la stazione marittima, ma c'era un gruppetto di leci già grandi. E allora cosa hanno fatto? Li hanno zollati, ma hanno preso solo il legno, non le radici, li hanno messi nel cemento, poi sono morti tutti quanti e tutti hanno applaudito. Perché vedete, questa foto me l'ha data una persona, io non so più chi me l'ha data 40 anni fa, non posso ringraziare nessuno. Ma vedete, questo leccio a Vazze era dove doveva venire un parcheggio. E allora l'hanno preso per spostarlo, per paura di polemiche. Ma non c'è neanche una radice qui, quella è tutta una massa di legno che lo ha costruito l'albero. Non abbiamo idea di quello che fanno le piante sotto. E poi, Lago di Garda, lecci, c'è uno spazio, ci metto un centro dell'Himalaya e metteci un altro leccio. Una palma e dietro gli abeti rossi. Ma le palme, salvo una che è mediterranea, poi sono gli ambienti tropicali e gli abeti rossi sono nord europeo siberiani. Ma come fanno a star bene insieme? È come mettere dromedari e orsi bianchi insieme, stanno male tutti e due. L'ultimo esempio, una betoniera centra questo di striscio, questo platano, e io vedo che è diventato così dopo una pioggia e insiste sopra una casa. E allora vado ad avvisare e dico, guardate che vi cade sulla testa, fate qualcosa, andate dal sindaco, andate dai carabinieri, andate dai vigili del fuoco. Passa un po' di tempo e vedo che i vigili del fuoco hanno messo questa stringa qui. E basta, perché poi hanno chiamato un esperto e il loro esperto ha detto che l'albero è sano. Ma come si fa? Ma come si fa? A questo punto ho dovuto scrivere una relazione, questa è solo la prima pagina, e darla agli abitanti della casa dicendo andate dall'avvocato, fate un bel esposto per danno ottenuto e vedrete che ve lo vengono a tagliare. Siamo a questi livelli di conoscenza. E poi se si fa un itinerario botanico, a chi lo si dà l'incarico? Paco dell'Antola, all'ufficio parchi 30 anni fa non mi hanno voluto dire che era l'architetto che aveva avuto l'incarico. Vede un ipocastano alto 15 metri e fa fare il cartellino Palma di San Pietro, che è la palma nana. Mi sembrava un po' cresciutella questa palma nana, allora l'ha chiamata col secondo nome, Palma di San Pietro. Sono andato all'ufficio parchi e ho detto, devo sverginare questo imbecille, mi dite chi è? Non c'è stato niente da fare, non me l'hanno detto. Eccola la palma di San Pietro, un ipocastano di 15 metri. Ah sì. Niente, sono le 6:05, bisogna che io interrompo. Mi dispiace, oltretutto con la macchina qua dentro mi chiudono la macchina dentro perché sempre via tutto dal museo, tutto il personale. È andato così, mi dispiace, sapevo che non sarei riuscito, ma speravo di poterne dirne un po' di più. Va bene? Grazie. Thank you.